Sono le 11:26, abbiamo collegato con noi Marco Bergonzoni, WISP Bologna, settore attività calcio e pallavolo. Ciao Marco, benvenuto qui sulla Voce del Portico Nero. Ciao Mario, un saluto a tutti. Grazie mille Marco per la sua disponibilità. Spesso e volentieri Marco è stato intervistato, l'abbiamo intervistato con la Voce del Portico per quanto riguarda proprio la un po' vedere questa ripartenza del calcio amatoriale e della pallavolo, quindi di questi due sport, però proprio a livello di sport amatoriale. Marco, entriamo un po' subito nel vivo, perché la prima domanda è un po' questa: che punto è a livello di ripartenza, a che punto si è, sapendo che nel senso siamo al gennaio, il 23 gennaio 2021, un po' il punto della situazione, come si suol dire. Guarda, devo dirti che le cose si stanno leggermente muovendo. A livello federale, per quanto riguarda la pallavolo, anche con le giovanili, con dei protocolli molto rigidi, però si sta pensando di ripartire da metà febbraio, più o meno. Quindi qualcosa lì si sta muovendo. Noi come amatoriale, come anche settore giovanile, siamo ancora un po' in attesa, perché credo che fino al 5 marzo sicuramente, che è il termine dell'entrata in vigore di questo provvedimento, non ci sarà nulla di sostanziale, però speriamo che dopo ci sia un'apertura maggiore, che si possa iniziare un'attività con dei protocolli un po' meno rigidi, perché adesso in questo periodo non usare gli spogliatoi, andare in trasferta con soltanto due persone in macchina, insomma ci sono delle richieste abbastanza che rendono difficile lo svolgimento dei campionati in maniera normale. Tu pensi che un genitore che va a accompagnare il figlio o la figlia a pallavolo in una palestra deve stare nel parcheggio ad aspettare, perché non può vedere la partita, non può andare al bar perché il bar è solo da asporto e i bar degli impianti sono sostanzialmente chiusi nella maggior parte dei casi, quindi proprio deve stare lì fermo ad aspettare che ci sia il riscaldamento, la partita, e poi dopo riprendersi a casa il proprio figlio. Cioè, è molto disagevole, certo, si fa anche questo per far giocare i nostri ragazzi, però capisci che è una situazione veramente al limite. Marco, per quanto riguarda proprio i ragazzi, sapendo che un po' l'ho accennato prima, durante la presentazione, appunto prima di averti ospite, quanto manca proprio lo sport nelle nostre vite. Sappiamo che durante questo periodo ci siamo un po' reinventati con i corsi online, come ha fatto la WISP, comunque ha fatto un ottimo lavoro a livello proprio in particolare di palestra con gli istruttori, però a questo punto veramente è passato, siamo vicino all'anno di questa situazione, proprio lo sport inteso, lo sport di contatto, ma poi sotto tanti aspetti quanto manca nelle vite dei ragazzi, ma anche presumo delle persone più grandi, perché il calcetto con gli amici e comunque il giovedì sera anche con le persone più grandi è una cosa che adesso comincia a mancare un po'. Guarda, devo dire che comincia ad essere molto pesante come cosa, è una situazione. Io mi immaginavo, l'altro giorno ho parlato con una dirigente della Ponte Vecchia, mi ha detto: noi abbiamo degli adolescenti, perché in quelle età molto critiche, che stanno perdendo anni di crescita anche a livello sportivo e sociale, perché gli sport di squadra anche aiutano la crescita dei ragazzi a livello di rapporti, si imparano tantissime cose a stare in una squadra, e quindi questo si ripercuoterà sicuramente anche sul futuro, purtroppo, di questi ragazzi. Io immaginavo cosa poteva essere la mia vita, noi spesso ce lo dimentichiamo, però la nostra vita a 13, 14, 15, 16 anni, noi che siamo sempre stati sportivi in una squadra, abbiamo sempre vissuto, era talmente normale andare che adesso se non riusciamo neanche a immedesimarci in questi ragazzi che sono o a casa sul divano o per strada. Li vedi che gironzolano senza meta, perché non possono andare sostanzialmente da nessuna parte, e questo è veramente brutto da vedere e avrà delle ripercussioni. Io mi auguro che una volta che si riuscirà a ripartire tutto possa essere cancellato, ma non sarà cancellato come un colpo di spugna, ecco. Ci vorrà del tempo per tornare ai ritmi, e alcune fasce di età
non avranno, avranno delle ripercussioni importanti, perché non hanno avuto questa crescita graduale che è mancata. Infatti hai sottolineato un aspetto anche relativo alla domanda che ti avrei fatto, perché a questi ragazzi ci sarà proprio un vuoto, cioè mancherà uno spaccato che noi abbiamo vissuto, tanti anni hanno vissuto prima di questa situazione, perché il concetto proprio della socialità, il concetto dello stare insieme, perché lo sport è anche questo, oltre al benessere fisico, al benessere mentale, proprio per la socialità, alcuni ragazzi in alcune fasce dove sei proprio nella fase di assorbimento, chiamiamola così, proprio anche nella fase proprio di crescita, questo lato, Marco, cioè proprio non gli verrà restituito, e se uno ci pensa oggettivamente è una cosa che da un lato dispiace e spaventa anche. Guarda, l'adolescenza è breve e c'è una volta sola nella vita. Esatto. Quindi noi pensiamo che la nostra adolescenza è durata 5-6 anni dal proprio, e tu ne togli un e mezzo, perché ormai si parla di tornare all'attività piena, diciamo, da settembre. Certo. Tu hai tolto un anno e mezzo di quei 4-5 anni di adolescenza. È una bella fetta. Cioè, la vita adulta dura decine di anni. L'adolescenza dura 4-5 anni. Quindi rendiamoci conto di che cosa stanno subendo questi ragazzi. Quindi quando io sento anche nei discorsi ma non è una cosa fondamentale lo sport, non è una cosa necessaria, ok? Non è una cosa fondamentale, allora facciamo così, cerchiamo di tornare indietro di qualche anno e pensare che cos'era invece nella nostra vita. Esatto. Perché nella mia vita di quindicenne, di sedicenne, era fondamentale. Lo è per tutti, perché credo che la voglia di tornare da scuola, magari fare due compiti, poi sapere di poter andare, di uscire col pallone, comunque sapere che gli altri amici ti aspettavano per giocare a calcio, giocare a basket, a pallavolo, comunque a fare sport, è una cosa che ti dava veramente un obiettivo, ma anche una voglia proprio di... Adesso invece sei a casa col cellulare, non puoi uscire, cioè sei obbligato, e questa cosa alla lunga, come hai sottolineato tu, cioè pesa proprio a livello umorale, ma a livello anche proprio di crescita, perché nel senso alcuni magari cresceranno proprio con una mancanza, perché facendo i conti come li abbiamo fatti è comunque un anno e mezzo che viene tolto e non viene restituito. E Marco, una domanda invece sempre sulla possiamo dire ripartenza, un po' tu come responsabile del settore di attività calcio e pallavolo WISP, come ti sei organizzato in questo periodo, nel senso hai cercato un po' di, dico, rassicurare le squadre, perché quello tu presumo l'abbia già fatto in precedenza, però anche per cercare di far vedere un po' quale potrebbe essere un tuo progetto di ripartenza, perché presumo che adesso se ne deve un po' iniziare a parlare, perché male che va, comunque nel corso dell'anno un po' si proverà a ripartire, un po' la tua idea di quello che un po' hai organizzato, quello che un po' stai pensando, ecco. Guarda, noi sostanzialmente sia con la pallavolo che con il calcio siamo pronti, nel senso che comunque il gruppo di lavoro è sempre rimasto attento, abbiamo continuato a parlare con le società cercando di dare le notizie purtroppo non sempre positive a livello di ripartenza che avevamo, e quindi nel caso in cui ci sia un'apertura, che questa campagna di vaccinazioni possa portare all'abbassamento della curva e tutto questo, che ci facciano ripartire, noi possiamo partire nel giro di 2 settimane, abbiamo già tutto pronto. Devo dire che in questo momento non posso dare una data, posso dare una data, perché quello che posso dire è che sicuramente WISP, come calcio pallavolo, fino al 5 marzo non avrà partite, non avrà nulla di agonistico. Certamente noi stiamo anche dando la possibilità, perché comunque i nostri campionati sono di livello e di interesse nazionale, perché sono la prima fase la fase provinciale, diciamo, di un campionato che arriva alle sue finali nazionali, e quindi abbiamo un campionato anche noi di livello nazionale, le società hanno la possibilità di allenarsi, certamente senza spogliatoi, certamente con esercizi nessun contatto, però hanno la possibilità di allenarsi, di tenersi in forma per quello che
sarà la ripartenza. È difficile, non tutte le società si stanno allenando, perché molti mi hanno detto: guarda, se devo allenarmi che non posso farmi la doccia, se devo allenarmi, esatto, che non posso che non posso fare un esercizio, una partitella, o non posso fare certe cose, preferisco non farla, soprattutto adesso che fa freddo, che esatto, dopo si tornerebbe in macchina sudati, ecco, questo molti. Però alcune squadre so che stanno allenandosi e ci credono. Io ci credo, non voglio immaginarmi uno sport fermo tutto l'anno e che ripartirebbe a settembre. Spero di ripartire prima, di fare qualcosa entro la fine della primavera. In questo momento non ho date. Marco, sottolineiamo anche un aspetto che un po' l'avevi fatto anche nelle scorse interviste, però è un aspetto che mi preme molto, perché dietro al mondo dello sport amatoriale, oltre alle squadre che appunto organizzano, vogliono giocare, c'è un mondo dietro relativo alle palestre, relativo comunque agli impianti, agli addetti ai lavori. Per loro è stato un periodo difficile e diciamo che siamo arrivati a un punto in cui si deve per forza provare a ripartire, perché veramente si rischia proprio di non ripartire più, detta come va detta. Quindi ecco, sottolineiamo anche questo aspetto, anche per alcuni impianti che oggettivamente si sono visti fermare proprio l'attività, e questa è una cosa che un po' ha colpito. Guarda, dal punto di vista economico temo che il 2020 e anche questo inizio di 2021 sarà ricordato da tutti i gestori come un periodo drammatico, perché si parla di ingressi zero, perché ricordiamoci che se tu non hai la possibilità di fare delle partite, non paghi il campo, e quindi il gestore non riceve l'affitto del campo, chiamiamolo così. Quindi tu provi a immaginare quanto per questi gestori e anche per chi lavora nello sport, perché se tu non fai il tuo corso in piscina, non fai il tuo corso in palestra, logicamente non riesci a ricevere nulla. È logico, sono arrivati 600 euro per gli operatori sportivi, ma 600 euro per un mese, capisci che se uno è in affitto, se uno ha solo quello come ingresso, perché quello che non si è capito è che tutti pensano che lo sport sia un secondo lavoro, sia una cosa nei ritagli di tempo. Sì, non è così. Ci sono dei professionisti che sullo sport hanno puntato tutto, cioè fanno mangiare le proprie famiglie, e capisci che se c'è un gestore d'impianto, un istruttore, un allenatore che riceve soli 600 euro mensili del ristoro, non va sott'acqua, però fa fatica ad arrivare al 30 del mese. È vero, assolutamente, perché quindi, è vero, non vai, scusami. No, è questo, è una cosa che spero che si capisca, che le persone che dicono che andare a fare il calcetto non è fondamentale, ma dipende da che parte stai, esatto. Perché se sei quello che fa il calcetto una volta alla settimana, magari per te non è fondamentale dal punto di vista, diciamo, della sostanza della tua vita, puoi fare a meno del calcetto per un po', anche se ti mancherà sicuramente, ma per chi il campo te lo affitta, o per chi ti allenava, o per chi ti proponeva il servizio, invece è fondamentale. È vero. Ti concordo, perché era un po' quello che all'inizio, anche proprio durante il lockdown, un po' quello che si è vissuto, era che il tema sportivo era, cioè nessuno pensava, fermiamo lo stop, però nessuno si rendeva conto che in realtà dietro c'erano tutti gli addetti ai lavori che comunque avrebbero subito dei danni, avrebbero avuto delle difficoltà, e sono settori, lo sport, ci metto anche la musica, cioè sono proprio l'intrattenimento, sono settori che sì, li chiudiamo, ok, però non si sono resi conto che in realtà dietro c'erano comunque
comunque delle persone che lavoravano, quindi questo discorso oggettivamente ad oggi viene fuori e qualcuno continua un po' a lasciarlo da parte. Questo è sbagliato e sono contento appunto che tu l'abbia sottolineato da addetto ai lavori. Ci scrive Marco intanto, quindi potete salutare visto che vi chiamate ambedue così, e ci scrive: chiedo a Marco, quindi a te, e quando potrebbe essere prevista un'eventuale ripartenza, quindi per la serie tradotto credo che sia quando un po' potrebbero ripartire queste attività. Avevi parlato di settembre, quella un po' la data dove secondo te, oppure si potrebbe anticipare? Guarda, allora dipende che tipo di attività stiamo chiedendo. Piscine e palestre apriranno sicuramente prima. Io non penso che la chiusura sarà posticipata oltre il 5 di marzo, secondo me, con tutti i protocolli possibili, qualcosa in primavera, secondo me, si dovrebbe muovere. Okay. Per quanto riguarda invece gli sport di contatto come il calcio, sì, infatti mi scrive calcio. Allora, calcio. Allora, per quanto riguarda il calcio, guarda, a livello federale credo non ci siano buone notizie, nel senso che da quello che sento si sta dibattendo molto se finire i campionati, e parlo della terza, della seconda, sì, della prima promozione, cioè dei campionati diciamo di livello più basso. La Serie D sta giocando, quindi sì, dai campionati della Serie G, della Serie D in giù. Non credo che ci siano buone notizie, però, perché ci sono dei protocolli molto molto rigidi. Sì. Per quanto riguarda noi invece a livello amatoriale, dipende da quello che ci viene chiesto per far ripartire. Logicamente se ci dicono che ci servono dei tamponi settimanali, oppure che le squadre la mancanza di spogliatoi andando con la stagione buona potrebbe anche essere superata, certo, però certo, ci sono dei costi per le società per poter far ripartire l'attività. È logico che è molto difficile poter ripartire in questi casi. Io voglio essere ottimista e dico che è possibile fare un breve torneo primaverile, prima dell'estate, di calcio amatoriale, ci voglio credere. Certo. Però ad oggi non è una cosa che posso dare sicura al 100%. Assolutamente sì, è la speranza di tutti, perché anche uno come me che parla, e comunque lo sport piace, aveva il calcetto con gli amici, quindi un paio di calcetti a settimana, immagino anche per quelli che da un lato proprio vivevano di sport ulteriormente, quindi immagino quanto possa essere pesante. Io credo che il calcetto abbia più possibilità di ripartire rispetto al calcetto esatto, di sé. Cioè, esatto. Il calcetto saltuario, sì, credo che abbia più possibilità di ripartire rispetto al campionato. Il campionato muove molte più persone, è una cosa più strutturata e secondo me ha un po' più di difficoltà. Il calcetto, essendo così, e poi soprattutto gli impianti veramente in questo momento stanno con l'acqua alla gola, quindi io credo che anche far ripartire il privato possa dare una piccola boccata d'ossigeno, perché così non si può andare avanti. Rischia veramente di trovare delle gestioni che non ce la fanno più. Assolutamente, quindi vero, concordo. E allora passo dal Marco, responsabile del settore di attività calcio e pallavolo WISP, passo anche al Marco, collega giornalista, perché come avevo anche anticipato, mi faceva piacere parlare con Marco anche dello sport Bologna, però saliamo un po' di grado. Primo sul Bologna, perché Marco, domani si gioca una partita importante contro la Juventus che ha appena vinto la Supercoppa Italiana. La domanda è diretta: ti sta piacendo questo Bologna e secondo te un po' che cosa bisogna migliorare? Ci sono tanti aspetti, però qualcosa in particolare, perché abbiamo notato che la società sul mercato sì, si sta muovendo, ma magari un giorno fa un passo, il giorno dopo un po' lo tira indietro. Un po' qual è il tuo pensiero su questo Bologna? Guarda, il mio pensiero è che il Bologna stia facendo più o meno il campionato che ci si aspettava, perché si era capito subito che non c'era la possibilità di andare sul mercato anche causa Covid, ma non solo. Io dal punto di vista di Saputo mi posso immaginare uno che dice ci servono soldi per l'attaccante, lui dice ma io vi ho dato 20 milioni per l'attaccante, l'abbiamo pagato 18 milioni, poi si è scoperto che era meglio farlo giocare
sulla faccia rispetto che in mezzo. Quindi anche dal punto di vista del ti mette i soldi, mi metto nei suoi panni, dici come volete i soldi dell'attaccante, vi ho dato 20 milioni, quindi credo che il Bologna sia sicuramente una squadra con grandi potenzialità, perché nei giocatori chiave ha giocatori giovani che possono esplodere da un momento all'altro. Certo, domani la partita è proibitiva, avrei sicuramente preferito che Insigne avesse fatto quel calcio di rigore per far giocare alla Juventus anche i tempi supplementari. Esatto. Mannaggia lui, e invece no, invece oltre ad averlo sbagliato ha fatto anche vincere la partita alla Juventus, che se avesse perso sarebbe entrata in un piccolo situazione di polemica. Sì, esatto. Che ci avrebbe dato sicuramente una mano. Invece troviamo una Juve ricaricata dalla vittoria in Supercoppa, sarà veramente molto difficile, ma il Bologna ha la potenzialità per dare fastidio anche alla Juventus. Poi dopo serve la partita perfetta, se tutti danno il 100% e quel tutti, io ci metto molto Musa Marro, perché è il giocatore che ha più colpi, Bologna potrà fare una buona partita. Certo, non mi aspetto di vincere a Torino, anche se c'è grande fiducia per questa partita. Il Bologna col Verona mi è piaciuto, dubbio. Su quello, sulla la domanda che ti faccio è una partita, una di queste dove deve giocarsela molto Mihajlovic, nel senso che Mihajlovic deve riuscire ad entrare ancora di più nella testa dei giocatori, perché sai che affronti la Juve, sai che affronti una squadra che ha appena vinto una Coppa, sai che è una squadra che non vuole fermarsi, che tra virgolette è rinata, quindi il giocatore va in campo e lì ci vuole Mihajlovic, nel senso che ci vuole proprio quella mentalità di Mihajlovic per fare delle grandi partite, cioè per permettere tra virgolette di salire di livello. Un po' mi viene in mente il Super Saiyan di Goku che deve arrivare all'ennesima potenza, cioè alcuni giocatori devono proprio superare il loro livello per cercare di mantenere una sorta di possibilità di poter giocare la partita con la Juve, oppure altrimenti si rischia di perdere in partenza. Guarda, ti dico, io quest'anno non sempre ho visto Mihajlovic motivato al 100%, ho visto però la partita come quella con la Juve, anche a lui credo possa dare uno stimolo superiore a qualsiasi altro tipo di avversario. Quindi mi aspetto anche da Sinisa che abbia preparato in settimana la squadra in maniera al top, proprio perché anche a lui interessa molto. Tra l'altro Mihajlovic fu molto vicino alla Juve, qualche anno fa andò addirittura a casa Agnelli per discutere, quindi credo che anche per lui ci possa essere una motivazione in più, e che abbia preparato al meglio la squadra. Sono molto curioso di vedere anche come la metterà giù, perché ci sono tanti ballottaggi. Adesso il Bologna, con rientro degli infortuni, ha molta scelta, e quindi sono proprio curioso di vedere anche come la imposterà. Ti faccio una domanda, l'ultima, sul lato calcio, poi mi sposto anche un attimo sul basket. Vedendo un po' questa situazione di classifica, vedendo anche alcune squadre, per esempio vedi il Benevento che comunque da neopromossa sta facendo un dignitosissimo campionato, la domanda anche qui, insomma, vedendo Inzaghi che passò da Bologna ma non fece bene, fu costretto ad andar via, cioè è proprio l'ambiente del Bologna che a volte per alcuni allenatori è difficile, nel senso, è un po' proprio una domanda diretta, però anche per capire, perché è strano come alcuni allenatori non si trovano con la società, con alcuni giocatori, perché Mihajlovic quando è arrivato, nel senso, conosciamo proprio la forza di Mihajlovic, la società, la città gli è stata vicina nel suo momento più difficile, adesso Mihajlovic sembra essersi ristabilito, però proprio questo, perché vedendo anche alcune squadre che stanno facendo bene, metti lo Spezia che comunque ha battuto squadre importanti anche in Coppa Italia, cioè è un campionato un po' anomalo sotto questo aspetto. Cioè il Bologna, non dico prendere esempio da queste squadre qui, però può fare anche questa tipologia di campionato del Bologna? Guarda, devo dirti che Bologna, spesso si dice un'isola felice, non è vero. Bologna è una piazza difficilissima, ipercritica con i propri giocatori, con il proprio allenatore, anche quello di stampa. A volte abbiamo una stampa molto il pezzo quando c'è da criticare la squadra, che non è neanche un male, eh. A volte se hai un gruppo che pungolandolo dal meglio, in realtà a volte può dare anche
degli esiti positivi. A Bologna serve sicuramente un allenatore di grande personalità, e Mihajlovic lo è, e che possa fare da ombrello eventuali critiche sulla squadra. In questo momento credo che sia l'allenatore giusto nel posto giusto, Mihajlovic, perché Inzaghi, per esempio, non è riuscito a sopportare la pressione, certo, che ci può essere in una Bologna rispetto a un Benevento, dove quest'anno effettivamente qualsiasi fosse il risultato del campionato andrebbe bene, nel senso che il Benevento va per non retrocedere, ed è quello che sta facendo, anzi sta facendo di più di quello che ci si attendeva. Quindi non tutte le piazze sono uguali. Bologna è una piazza, secondo me, abbastanza difficile, dove poter lavorare, perché non è più quella di qualche anno fa. Ecco, adesso è una piazza molto esigente, che ha una gran fame di risultati, perché sono 20 anni che di risultati non se ne vedono, e quindi questa fame porta a una maggiore ansia anche da prestazione, quindi non è assolutamente facile. E poi, ripeto, il campionato italiano è un campionato molto complesso, molto difficile raraggiungere le prime 6 posizioni. Non è solo una questione di campo, a volte è proprio una questione anche di reputazione, quindi ci sono delle posizioni un po' cristallizzate nel nostro campionato, e molto difficile arrivare là in alto, e bisogna investire tanti soldi. Assolutamente, assolutamente. Dal calcio mi sposto al basket. Vuoi la domanda sulla Virtus o la domanda sulla Fortitudo? Scegli la busta. Guarda, sono un po' più ferrato forse sulla Fortitudo, in realtà. Allora, ti faccio una domanda semplice sulla Virtus e poi chiudiamo con la Fortitudo, perché sulla Virtus è arrivato Belinelli, l'acquisto di Belinelli, una Virtus che comunque si trova quarta in campionato a 20 punti. Un po' ti aspettavi questa Virtus, visto gli ingaggi, visto comunque la squadra, visto che va a competere comunque con squadre alte, perché Milano è la prima a 28 punti ed è una signora squadra che sta facendo bene anche in Europa, però l'arrivo di questi giocatori ti fa capire realmente come la Virtus abbia mezzi e voglia per cercare di arrivare lontano, Marco. Guarda, in realtà io la Virtus me l'aspettavo più in alto, cioè okay, me l'aspettavo seconda, adesso è quarta. Devo dire che ha fatto dei capitomboli interni che non mi aspettavo. Quello sì. Perché ha perso delle partite incredibili contro Cremona in casa, contro squadre molto meno quotate di lei, contro Sassari praticamente è sempre stata ad inseguire. E quindi devo dire che in Coppa sta facendo benissimo, sì, dove sicuramente credo anche i giocatori più importanti hanno una motivazione superiore, perché l'Europa ha un fascino, certo, sempre molto alto. Certo, giocare contro una squadra a livello europeo rispetto a una Cremona che non sapevi neanche se si sarebbe iscritta al campionato, anche psicologicamente e involontariamente ti cambia l'approccio alla partita. E quindi devo dire che la Virtus la vedo come seconda forza del campionato, la vedo abbastanza vicino a Milano, anche se Milano mi ha dato una sensazione quest'anno di aver recepito che cosa bisogna fare per vincere. Non solo spendere tanti soldi, perché Milano li ha sempre spesi tanti soldi, ma non sempre vinceva. Quest'anno invece è una squadra tosta, e infatti i risultati anche in Europa lo dimostrano. È vero. Infatti molti dicono che alla fine, anche per il campionato, la finale, da un lato è una finale un po' già scritta, che è quella tra Virtus e Milano, un po' quello che molti dicono. Però ovviamente gli outsider, chiamiamoli anche così, Brindisi, Sassari, comunque Venezia si sta riprendendo, però ad oggi oggettivamente l'opinione propende verso questa Milano Virtus, proprio a livello anche di investimenti e tutto. Lato Fortitudo, Marco, al secondo budget la Virtus, certo che adesso, sì, essendo quarta, incontrerebbe Milano in semifinale, sì, e non ci sarebbe, quindi la Virtus deve cercare di recuperare, ma ne ha tutte le potenzialità, quelle posizioni di campionato per arrivare quantomeno secondo. Infatti concordo con te. La domanda sulla Fortitudo: sappiamo che la partita contro Varese fuori casa appunto è stata rinviata perché Varese ha ancora tanti positivi, quindi partita rinviata, data da destinarsi. Il tuo commento sulla Fortitudo, Marco, sapendo che Sacchetti cambiato allenatore, è arrivato dal Monte, la squadra si è ripresa, alcune cessioni importanti tra le quali appunto Itanep, che era l'acquisto da un lato più importante
importante, insieme comunque a Banks, quello un po' che ha fatto più rumore. Itanep adesso che ha lasciato la Fortitudo per andare a Sassari, anche qui il tuo commento, sapendo che la Fortitudo da un lato non ce l'aspettavamo così in basso, visto la squadra che ha fatto, però la speranza che possa quanto prima risalire la china un po' lo sta facendo anche. Guarda, la Fortitudo è stata praticamente stravolta come un calzino da quella che era all'inizio del campionato, perché sono andati via Fletcher, sono andati via, è andato via Up, sì, esatto. È andato via adesso Palumbo, esatto. Sono arrivati Saunders, è arrivato Hunt, giocatori comunque importanti, perché Saunders va molto a strappi ma ha tanti punti nelle mani. Hunt è molto fuori condizione, io spero che possa raggiungere la condizione al meglio, ma è un giocatore totalmente diverso da Up, un po' più difensore. Insomma, è una squadra, oltre ad aver cambiato allenatore, è arrivato Cusini, insomma, tanti giocatori diversi. Quello che penso della Fortitudo è che purtroppo quest'anno l'obiettivo sia solo la salvezza, e la partita chiave è quella che è stata rinviata. Se la Fortitudo dovesse vincere a Varese, il discorso salvezza sarebbe più o meno archiviato, perché Varese è messa davvero male su ogni punto di vista. Se dovessi perdere invece a Varese, sarebbe tutto nel calderone, perché dopo andrebbe 0-2 con Varese, in caso di parità sarebbe davanti la squadra lombarda. Insomma, quella è la partita fondamentale della stagione. Io credo che, avendo dato via Appu e Palumbo, abbia dato anche un segnale la Fortitudo, che la salvezza va benissimo, ci si accontenta. Per fare lo step in più si guarda molto probabilmente. A me Palumbo piaceva, devo dire la verità, non l'avrei dato via, ma logicamente, tornando a Radori, i minuti sono quelli. Saunders e Aradori reclamano spazio e Palumbo rischiava di non avere. Assolutamente no, mi trovi d'accordo, perché comunque è un'analisi che ti rubo e che apprezzo, perché sicuramente sì, alcuni potrebbero non trovare spazio, magari stavano giocando bene, allora uno come Palumbo magari continua, come un po' ha dichiarato, si è fatto capire dalla società, di continuare il proprio percorso, almeno garantendo minutaggio. Marco, siamo arrivati alla conclusione e ti ringrazio veramente per aver parlato a tutto tondo sport amatoriale, ma anche il tuo commento da collega giornalista anche sul calcio di Bologna, quindi sul Bologna Football Club, ma anche su Fortitudo e Virtus. Marco, grazie mille. Grazie Mario, un saluto a tutti e grazie per lo spazio, quando volete io sono grazie, qua. Grazie mille, grazie Marco, buon sabato e buona domenica.